Sulle moschee fino adesso si è lavorato, adesso si inizia a lavorare seriamente, o meglio con maggior impegno, anche nel mondo del web, perché già comunque era un mondo, mi passi il termine, attenzionato. Oggi con oggi con un impegno ulteriore, visto che anche la radicalizzazione dei soggetti avviene attraverso il web, per fortuna ci sono delle nuove disposizioni che permettono di combattere una guerra che sembra virtuale ma che ahimè è reale. I procuratori però dicono attenzione, perché queste norme sono mal scritte, lo dicevamo prima con la De Girolamo, e dall'altra parte noi rischiamo di essere disarmati, cioè questa operazione di ieri è un'operazione che ha del miracolistico, questi tre fermati. Ma l'operazione di ieri è il frutto di una collaborazione. Questo lo dicono i magistrati, Con l'intelligence, che è durata per qualche tempo, e naturalmente in coordinamento con le forze dell'ordine e l'autorità giudiziaria. È un'operazione che testimonia come determinate norme nuove, che devono essere potenziate in sede di conversione al decreto legge, possono portare a risultati concreti e tangibili. Naturalmente serve, ad esempio, quanto riguarda il processo di conversione in legge, incrementare le risorse per questi nuovi strumenti. Ci vogliono più soldi, dai, per quanto riguarda l'utilizzo delle ricerche sul web di soggetti particolarmente pericolosi, servono nuovi agenti, serve nuovi soggetti da applicare all'intelligence, uno sforzo ulteriore. Alla Francia in un giorno solo ha deciso di assumere 2.680 persone solo nel mondo dell'intelligence, perché ha capito che era un problema reale, e quindi dobbiamo seguire l'esempio di altri paesi, sapendo che esiste un nemico che è un nemico forte, non è un nemico lontano da noi, è un nemico che possiamo trovarci anche in casa. Il ministro dell'interno e il ministro Alfano, che ieri era qui da noi e si è intestato anche un po' il merito di questa operazione, è un buon ministro Alfano da questo punto di vista? Lo chiedo un esperto della Lega, ma anche lei deve fare uno sforzo, presidente del Copasir. Mi occupo di intelligence, quindi per fortuna il mio interlocutore è il sottosegretario Minniti, con cui spesso ci troviamo d'accordo sulle soluzioni che riguardano l'intelligence. Per quanto riguarda le forze dell'ordine, a mio parere bisognerebbe essere più incisivi sul controllo del territorio e soprattutto sulla politica dell'immigrazione, essere molto più duri. La nostra intelligence è migliore degli altri? Ma guardi, proprio oggi c'è la presentazione di una ricerca dell'Eurispes, oggi questa alle 11, e dove risulta che il 60% dei cittadini italiani ha fiducia nell'intelligence. È il secondo valore, la seconda percentuale più alta, seconda solo al Presidente della Repubblica. Può sembrare un fatto strano, ma i cittadini forse hanno cambiato opinione rispetto alle vecchie storie che hanno coinvolto la nostra intelligence, e oggi hanno fiducia perché vogliono essere garantiti, vogliono avere sicurezza. E credo che, avendo cambiato pelle dal 2007 in poi con l'approvazione della legge 124, la nostra intelligence oggi sia un'intelligence strutturata per dare tutte le risposte possibili. Naturalmente è impossibile prevedere tutto, ma si lavora per prevenire tutto ciò che è possibile prevenire. Le chiedo ancora una cosa: qual è il modello a cui guardiamo? Quello americano, per esempio? In America, dopo l'11 settembre, non ci sono stati attentati degni di In America ci sono 16 agenzie, hanno un difficile coordinamento, hanno delle agenzie monstre. Se pensiamo che solo la NSA ha 40.000 dipendenti, ha un bilancio di 9 miliardi di dollari, sono cose che non hanno una dimensione italiana, cioè non possono essere paragonate a una dimensione italiana. Noi cerchiamo di essere. Il 11 settembre l'America ha cambiato le carte e si è dotato di un sistema di intelligence che finora ha funzionato. Come? Finora, dopo l'11 settembre, il sistema di intelligence americano ha funzionato bene. Sì, ha funzionato bene, ma dopo l'11 settembre. Fino all'11 settembre, sa perché le dico questo? Perché no, io sono stato. Ma perché lo hanno cambiato? Dopo l'11 settembre si sono posti il problema e lo hanno cambiato. Sono stato alla CIA e all'FBI nel 2000, con il Copaco, e ci guardavano dall'alto al basso. Sì. Siamo tornati un anno e mezzo fa e ci consideravano al pari di loro. Quindi, evidentemente, sono anche un po' più umili rispetto a prima. Dicevo prima, la nostra intelligence, noi non siamo né gli Stati Uniti, né Israele, né altri paesi, però possiamo essere dei buoni artigiani, cioè dei produttori di informazioni utili per l'area che interessa a noi, per la sicurezza e la tutela dei nostri cittadini. Però, va bene, sì. Perché
cosa che mi sorprende, in tutti questi anni non è stato usato l'intelligence contro le mafie, per esempio. No, chi cioè, vedete, non in questo chi lo se siete così forse l'intelligence no, mafia lo dice. No, usano, ma come no? Usano i come pizzini, no? Come non no? Negli internet. Stati Uniti, negli altri paesi si usa gli 007 contro lei le mafie. Vinto perché non sia mai accaduto? No, voglio dire, sì, però non magari ci sono prove evidenti, nel senso che ieri questi tre arresti subito sono stati, diciamo, accreditati come un lavoro di intelligence. Prima si parlava di... Quando si fanno gli arresti per mafia non si parlava di intercettazioni preventive, sono già autorizzabili in base alle leggi in vigore, quindi, e di quelle intercettazioni preventive, se si dovesse applicare lo stesso criterio di serietà, sì, come è accaduto fino ad oggi, non è mai uscita una parola. Certo. Quindi questo è il modello che deve essere seguito. Per carità, io penso, immagino, cioè un modello abbastanza poco italiano, cioè, almeno di percezione, un modello con doppi lucchetti dove ci sono delle responsabilità e nessuno sa tutto di tutto.